12 ore dopo Lazio Milan, a Formello si discute del gol di Shevchenko. Ne parlano i due diretti responsabili, Nesta e Mihajlovic. Evidentemente durante la notte hanno ripensato a lungo a come l'ucraino abbia potuto eludere la loro marcatura. I lunghi lanci del Milan a favore di Sheva hanno rappresentato un pericolo costante per la difesa romana. Altrettanto non si può dire di quelli inviati dai biancocelesti al loro unico attaccante, Crespo. L'argentino è rimasto troppo a lungo isolato, quei palloni mandati in avanti non sono adatti a lui, alle sue caratteristiche. Il giorno dopo il pareggio dell'Olimpico ci si interroga anche sulla formazione schierata da Eriksson, con 5 centrocampisti ed una sola punta. Ed anche sul mancato utilizzo di Baronio, forse il sostituto naturale di Veron. Polemicamente il biondo centrocampista dichiara di ritenersi il titolare della formazione primavera. I problemi di abbondanza di casa Lazio vorrebbe invece averli il Milan, che da ieri ha perso, non si sa per quanto tempo, 3 pedine fondamentali come Coco, Quastacurta ed Albertini. Stando alle voci del Toto allenatori, ieri sera all'Olimpico potremmo aver visto i tecnici della Lazio del presente e del futuro, ovvero Eriksson e Zaccheroni. Previsione non condivisa però da alcuni giocatori. Intanto Eriksson, io vedo benissimo quello che già abbiamo in casa. Secondo me è l'ideale, non perché è Mancini, cioè, penso che perché così non viene rivoluzionata la squadra, ma io credo che se arriva un allenatore nuovo o porta i suoi giocatori, qualcuno che non li sta bene, si rivoluziona la squadra di nuovo, quindi no. La squadra è talmente forte, credo che va ritoccata poco.